Oltre 20.000 presenze allo Street Food, manifestazione che ha accompagnato la città dell'Aquila al Giro d'Italia e che ha chiuso i battenti domenica sera dopo giorni di tutto esaurito. Il tempo incerto e la pioggia non hanno rovinato il percorso enogastronomico tra specialità e cibo da strada che ha animato con i suoi food truck il Parco del Castello. Soddisfatta l'organizzazione, non è la prima volta infatti che lo street food fa tappa all'Aquila e la città non ha mai deluso le aspettative. Bellissimo, io ho fatto foto con gente che pranzava e cenava sotto l'ombrello, quindi pronti a sfidare tutto pur di godere di un nuovo evento, di un momento di socialità. Quanto ha contato essere inseriti nel cartellone degli eventi del Giro d'Italia? Contato moltissimo, intanto a livello di prestigio, perché per noi è assolutamente un onore. Poi è il connubio di più manifestazioni che possono stare insieme e che godono l'una dell'altra, che insomma risentono degli effetti positivi l'una dell'altra, quindi per me un onore enorme. In molti si sono ritrovati negli stand colorati di rosa, allestiti per assaporare specialità caratterizzate da ottima qualità. Un grande successo per questo i produttori di cibo da strada, che sono alla fine degli artigiani che esprimono appieno i valori della cucina tradizionale italiana con una grande ricerca della qualità e un contatto umano e schietto con il cliente. Ricette genuine e passaggi culturali da difendere e conoscere. Beh, bello, sono appena arrivato e tanta gente, ha ripopolato la città e fa piacere vedere tanta gente. È la prima volta che ci siamo perché non siamo di qui e è bello, una bella manifestazione. Veniamo da, io sono di Roma, qua becchi un po' tutto, siamo due romani, un siciliano di Modica e un emiliano. Ci stiamo divertendo tanto e non ce l'aspettavamo tutta questa gente, una bella cosa questa che è stata creata dalla città dell'Aquila. E io in verità sono in trasferta, sono venuta a trovare il mio amico e mi ha portato qui perché... Che te ne pare? A me è piaciuta molto, sicuramente la città è vivissima, è una bella sorpresa per me. Torna la gente in centro e questa è sempre una cosa positiva per la vita notturna, insomma, per i giovani della città.